Ma guardate, questo è un paese che è rimasto indietro rispetto ai migliori standard qualitativi e ambientali che ci sono in Europa. E basta vedere la cronaca di tutti i giorni. Il Seveso che straripa, tutta la costiera adriatica invasa da scarichi, sistemi fognari, il sud che non ha depuratori. In 60 anni l'Italia ha fatto pochissimo per l'ambiente e anche per il mare. Noi abbiamo voluto parlare un linguaggio di verità. Abbiamo un mare eccezionale perché è quello più monitorato d'Europa, che in casi di forti piogge ha il problema degli scarichi a mare. È un problema? Non è un problema, è un problema enorme per noi. Anche se riguarda una minima parte della balneazione, contati 150 giorni di balneazione circa quelli che sono, noi abbiamo voluto dire per noi questa è la priorità. Io sono contento perché nessuno ci credeva, come il ponte di Via Coletti. Non lo farete mai, userete il tritolo, sarà bruttissimo, sarà di ferro. Beh, qui oggi siamo in un cantiere del piano del sistema fognario. Rimini sta facendo le fogne. Rimini oggi ha il più grande progetto di risanamento ambientale per rifare le fogne d'Italia. Ci sono 154 milioni. Quando si è arrivati qui 2 anni fa nessuno ci credeva. Non sarete in grado di progettarlo, non troverete i soldi, non lo farete mai. 154 milioni cash ci sono. Oggi siamo al 30% dei lavori cantierati, non ipotizzati, che forse faremo, dove c'è un progetto che non si sa che fine farà. E sono contento perché questo è il parco Marecchi dove siamo cresciuti, dove ci siamo venuti, lì c'è il campo dei delfini. Siamo sopra esattamente un cantiere che si è chiuso, non che si è aperto. Qui c'è un cantiere Rimini Isola, nel pieno parco Marecchia, che è costato circa 4 milioni di euro, si è scavata una talpa che è andata verso il fiume Marecchia, ci sono delle pompe che lavorano sulle acque. Questo intervento messo qui al Parco Marecchia interverrà sulla fascia di scariche a mare che va da Rivabella, San Giuliano e il Porto Canale. Viene eliminato uno scarico diretto sul Porto Canale, viene migliorato tutto un sistema di drenaggio delle acque per evitare allagamenti, per evitare rigurgiti. Oggi noi non è che apriamo un cantiere, chiudiamo uno dei cantieri delle fogne. Fatti concreti, bisogna voler bene a questa città e bisogna saper ricordare che in Italia nessuno sta facendo questo, perché io non voglio far polemica, ma da Trieste a Genova si scarica mare. Avete visto cosa è successo in queste settimane. Noi abbiamo l'attenzione concentrata su Rimini, è bene che ci incalziamo a vicenda, ma dobbiamo saper essere orgogliosi di dire che saremo i primi a avere il più grande sistema fognario completo che c'è in Italia. In questa settimana, sindaco, quella che arriverà, ci sarà un appuntamento importante, una riunione importante sui lavori in Piazzale Kennedy. Ma sì, perché Rimini Nord ci sono 300 famiglie che stanno lavorando con ERE, col comune, per gli allacci, cioè da casa mia al tubo. Mentre vi parlo, oggi che è sabato vanno avanti i lavori al depuratore di Santa Giustina, siamo già il collaudo parziale, i primi interventi partiranno a ottobre di quest'anno, del 2014. La dorsale, cioè il tubone che convoglia le acque, se vedete sulla statale 16 verso Torre Pedrera ci sono i campi sbancati. Questo tubone, la dorsale nord che porta le acque al depuratore, è al 61% e questo è il secondo cantiere. Questo è il terzo che è stato chiuso. Tra qualche giorno, i primi di settembre, Tripoli-Roma, per tutta la zona sud, ci sarà un grande cantiere con disagio nell'incrocio, perché si scaverà sottoterra e ci sarà una talpa che scava un tunnel di chilometri e chilometri per fare il tubone che da sud porta le acque al depuratore. È una città che è sbancata dai cantieri per le fogne. Questa settimana chiuderemo il progetto esecutivo per un altro progetto, uno dei più importanti insieme al depuratore, forse la madre di tutte le battaglie simbolicamente, perché si vedrà, perché è l'intervento in Piazzale Kennedy. Chiuderemo il progetto esecutivo, lì c'era un'ipotesi di fare del cemento sopra, stop al cemento, facciamo la vasca di... la grandissima vasca del sistema fognario riminese in Piazzale Kennedy, 40.000 metri cubi sottoterra in Piazzale Kennedy per trattenere le acque, pulirle e non portarle più a mare. Questa è Rimini, questa è la città. Non c'è località balneare in Italia che sta facendo questi investimenti. Magari, come dire, sono più bravi di altri a mettere la testa sotto la sabbia e non raccontarlo. Qui a Rimini c'è sempre la specialità a volte di farsi del male da soli.
Bene, noi abbiamo detto che il problema c'è proprio perché non abbiamo messo la testa sotto la sabbia. Oggi orgogliosamente dobbiamo dire che siamo gli unici che fanno questo intervento.